Ciao, sono Maria Vittoria Margueri. Mi occupo di teatro, nello specifico teatro movimento creativo. Faccio parte dell'associazione Incontropposti di Savignano sul Panaro. È un'associazione che si occupa di promozione sociale e culturale. Sono stata contattata dall'associazione Il Faro, sempre di Savignano, in particolare da Nives, che mi ha proposto di collaborare con loro al progetto che stanno portando avanti in questo periodo, che si chiama Studiamo Insieme 2.0. E ho accettato la proposta e quindi quello che faremo è un laboratorio di teatro movimento creativo. Parlare di teatro in questo periodo è una cosa un po' particolare, visto che i teatri sono chiusi e che non ci si può trovare nemmeno per fare le prove, per stare un po' insieme. Però noi proveremo a trovare un modo alternativo per portare avanti questa nostra attività. Modo alternativo che potrebbe essere raccogliere dopo l'esperienza fatta insieme alcune foto, alcuni disegni, alcuni video, a seconda di quello che è più vicino a voi come modalità di comunicazione. Il nostro laboratorio è aperto a chiunque abbia voglia di muoversi e di passare un po' di tempo insieme. Si basa sul metodo Laban, che è un metodo di analisi del movimento, che prevede la sperimentazione del movimento come impulso interno. Quindi Rudolf Laban è un signore che ormai non c'è più, che intorno al 1940, sia prima che dopo, comunque più o meno in quel periodo, un bel po' di anni fa, studiò questo nuovo modo di vedere la danza e il movimento, sia per quanto riguardava i ballerini che gli attori. E lo studiò proprio attraverso i movimenti quotidiani delle persone, cioè studiando i movimenti sia di un operaio che di una ballerina o un attore. Ha rivoluzionato il modo di danzare, di muoversi, perché ha inventato, diciamo così, questo metodo dove si può danzare, ci si può muovere, non più seguendo, cioè imitando quello che vedo o quello che mi fa vedere l'insegnante, ma esprimendo quello che sento, cioè un movimento che viene dall'interno. Lo vedremo un po' volta per volta nei vari laboratori. Per partecipare a questo laboratorio serve una vestita comoda, cioè essere vestiti comodi, meglio scalzi o con le calze per poter sentire bene anche tutte le parti del corpo, del materiale per scrivere, anche per disegnare, quindi fogli, matite colorate, pennarelli, penne, quello che volete, una sorta di diario che potremo tenere e dove io vi inviterò a scrivere o a disegnare finito il laboratorio, cioè il video. Ci tengo a dire che per il mio modo di lavorare, non avervi qui con me è un ostacolo bello, insomma, intenso, nel senso che a me piace molto lavorare con le persone, ascoltare, vederle, capire chi sono, come sono fatte e prendere da loro le intuizioni, l'ispirazione per proporre gli esercizi da eseguire. Quindi cercherò di immaginarvi, per quanto riguarda chi conosco che vedrà sto video.
E anche magari immaginare voi che non vi conosco chi potresti essere. Io spero di poter andare avanti un po' di settimane con questo laboratorio in modo che potremo trovare dei modi per conoscerci anche attraverso queste modalità che vengono utilizzate in questo periodo. Allora, gli incontri saranno strutturati in maniera molto semplice, faremo un piccolo riscaldamento, dopodiché un esercizio di movimento guidato da me. Vi inviterò poi a sperimentare un po' da soli, a trovare dei movimenti vostri, un momento in cui vi saluterò e poi potrete prendervi 5-10 minuti. Il tempo che vi serve per scrivere come vi siete sentiti, cosa avete pensato, cosa avete immaginato durante il lavoro di movimento. Potete scriverlo, potete disegnarlo, potete farvi un piccolo video, una foto, quello che volete, in modo che se ci sarà l'occasione, alla fine di questo percorso potremo mettere insieme quella che è stata l'esperienza un po' di tutti. Ok, adesso spero di aver detto tutto. Cambio postazione, così cominciamo con il movimento. Adesso prendiamo una posizione nella nostra stanza e proviamo a vedere di avere abbastanza spazio intorno a noi. Possiamo stare in piedi, seduti per terra, oppure anche seduti su una sedia. L'importante di questo lavoro, di questo, diciamo, riscaldamento è cercare di sentire il proprio corpo da dentro. Quindi faremo un viaggio partendo dai piedi fino ad arrivare alle dita delle mani dentro al nostro corpo. Cominciamo facendo dei bei respiri. Prendo tanta aria, poi butto fuori con forza, buttando fuori tutto quello che non voglio tenere dentro. L'ultimo. Potete anche usare la voce. E ancora uno. Uniamo le dita e le mani e buttiamo fuori l'aria piano piano. Dolcemente. La nostra attenzione adesso va ai piedi. Cominciamo a muovere i piedi e a sentire i piedi partendo dalle dita. Cerchiamo di sentire solo le dita dei piedi. E poi muovendo le dita sentiamo anche la pianta dei piedi, i talloni, e arriviamo alle caviglie. Proviamo a muovere le caviglie. Trovate un modo per sentire le vostre caviglie, come stanno. Provate a chiudere gli occhi, a immaginare di essere dentro alle vostre caviglie. Quante ossicine ci sono, quanti muscoli. Dalle caviglie il movimento arriva alle ginocchia. Alle ginocchia. Potete anche aiutarvi con le mani, oppure se lo fate in due, potete anche aiutare la persona che è con voi, aiutandolo a sentire quella parte con il contatto delle vostre mani. Può anche essere un massaggio in alcuni casi. Trovate un modo per muovere le ginocchia, anche i modi più strani.
come volete, in modo vostro, che vi faccia piacere. Dalle ginocchia il movimento sale e arriva alle anche, all'articolazione delle anche. Provate a sentire le vostre anche e a muoverle come volete, senza sforzo e sentendo. Dalle anche passiamo al bacino. Proviamo a muovere il bacino, possiamo muoverlo da una parte all'altra. Possiamo ruotarlo. Possiamo sciogliere, sentire il glutei. E adesso passiamo alla schiena, dal bacino, il movimento passa alla schiena, alla colonna vertebrale. Abbiamo un ossicino qua, che c'è chi dice che era la nostra coda. Da questo ossicino parte tutta la colonna vertebrale, che sono tanti mattoncini uno sopra l'altro. Proviamo adesso, piegandoci in avanti, ad aprire lo spazio, a creare spazio tra una vertebra e l'altra, senza sforzo. Piano piano ci incurviamo, possiamo piegare le ginocchia e andiamo giù e creiamo spazio dietro, sempre respirando. Lasciamo andare il peso delle braccia, della testa e piano piano torniamo su, rimettendo una vertebra sopra l'altra, cioè tutte le ossicine, partendo dalla coda. E poi su, 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 e per ultimo la schiena e la testa, scusate, per ultima la testa, e poi andiamo un pochino indietro per cercare di aprire le ossicine, creare spazio tra una vertebra e l'altra dal davanti. Come riusciamo, senza sforzo, lasciando andare la testa senza tensione, piano piano, e poi torniamo su. Poi dalla schiena, dalla colonna vertebrale, il movimento arriva alla testa. La colonna vertebrale è direttamente collegata al cranio e quindi alla testa. Trovate un modo per muovere la testa, per sentire come sta la vostra testa, il collo. E dalla testa, passando per il collo, il movimento arriva alle spalle. Sentite le vostre spalle, come stanno. È piacevole il movimento oppure è difficile e doloroso? Non sforzate, rispettiamo il nostro corpo. Ascoltiamolo e sentite come muovendo le spalle si muovono anche queste ossicine che abbiamo qua dietro, che si chiamano scapole, che a me piace chiamare ali. Provate a sentire anche con le mani come muovendo la spalla si muovono anche le scapole. Ripeto, se siete in due o più, potete aiutarvi con il contatto, appoggiando le mani sul vostro compagno o compagna e facendovi sentire quella parte del corpo. Quindi dalle spalle il movimento scende tra le braccia e arriva ai gomiti. E proviamo a muovere i gomiti come vogliamo. Sentendo questa articolazione, dove sono i gomiti, e dai gomiti il movimento arriva ai polsi. I polsi, questa parte qua. Proviamo a muoverle, a sentirle,
Con gli occhi chiusi è più facile concentrarsi su queste parti, su queste diverse parti del corpo. Dai polsi il movimento arriva alle mani e proviamo a muovere le mani, tutte le dita, tutte le ossicine delle dita e provate a chiudere gli occhi a sentire quante articolazioni ci sono nelle mani. Usiamo spesso le mani senza pensare di piegare ogni dito e ogni articolazione. È curioso farlo sentendo quante articolazioni ci sono. E velocizziamo un po' questo movimento. E torniamo indietro, passando dai polsi, scrollando, scrollando tutto quanto, i gomiti, le spalle, la testa, la schiena, il bacino, le anche, le ginocchia, le caviglie e i piedi. Puntiamo i piedi, sentiamo i piedi, un bel respiro e fuori. Ok, adesso vi invito a rifare questa cosa quando volete con una musica che vi piace, cioè ballare non tanto pensando a che movimenti fare, ma sentendo i movimenti che state facendo, usando dei movimenti che vengano da dentro di voi, del bisogno di muoversi. Se avete voglia di pestare i piedi, se avete voglia di scrollare le mani, di quello che vi viene voglia. Scegliete una musica che vi piaccia e muovetevi, ballate, ballate. Poi vi propongo anche di scrivere qualcosa su quello che abbiamo fatto, com'è stato per voi fare questo riscaldamento, com'è stato sentire ogni parte del corpo, quale movimento vi è piaciuto, quale movimento invece vi è piaciuto meno, se avete avuto dei pensieri, delle immagini, se vi siete immaginati qualcosa, se avete avuto delle sensazioni fisiche o se avete provato delle emozioni, come vi siete sentiti. Senza pensare tanto, scrivere quello che è la prima cosa che vi viene in mente, oppure potete anche fare un disegno, potete fare entrambi. Mi raccomando, se avete voglia di ballare, provate a usare questo modo di sentire il proprio corpo, senza pensare alla forma, ai passi, ma sentendo, dandovi il tempo per sentire il vostro corpo e sentire chi siete. Ci vediamo la prossima settimana. Se volete lasciare dei commenti sul video, lo potete fare. Se volete invece contattare me perché magari avete voglia di dire qualcosa, però non volete che diventi pubblico, potete farlo sul mio profilo Facebook, Maria Vittoria Margueri, contattandomi magari su Messenger. Io vi ringrazio e mi raccomando, sentite e danzate. Alla prossima e buona settimana!